Oggi, 5 gennaio, festeggiamo Santa Amelia, vergine e martire del VI secolo. Si sa quanta influenza abbiano le donne nella formazione degli uomini e nell'indirizzare la loro vita al bene o, qualche volta, disgraziatamente, al male. Non meraviglia perciò di trovare non una sola, ma diverse donne sante attorno a un fanciullo, che la storia, non soltanto della pietà, ricorderà sommo pontefice col nome di San Gregorio Magno. Alla figura di San Gregorio Magno, Papa, confessore e dottore della Chiesa, sarà accennato il 12 marzo, giorno della sua morte. Qui basta ricordare che la sua famiglia aveva, nella Roma del VI secolo, un grande palazzo sul Colle Celio, dove sorgerà poi la chiesa di San Gregorio al Celio. Il grande palazzo sul Celio crebbe fanciullo colui che era destinato a diventare papa famoso, grande in tutto, nella fede e nella carità, nella politica e nell'amministrazione, nella dottrina e nella letteratura. Il padre, il senatore Gordiano, reggeva il vasto palazzo romano ancora con l'autorità del pater familias, riflesso dei tempi d'oro della storia di Roma. Ma ciò che rendeva inconfondibile e inimitabile la domus patrizia del senatore Gordiano era la luce di pietà alimentata da tre donne eccezionali: la moglie di Gordiano e madre di San Gregorio, Silvia, e le due sorelle del senatore, Tanzilla ed Emiliana. Il nome tipicamente latino di Emiliana, col passare dei secoli, si è lentamente addolcito. Perciò la santa di oggi viene comunemente detta Amelia. Anche la madre Silvia è venerata come santa e celebrata il 3 di novembre. Ella ebbe l'onore di essere ritratta col marito e col figlio nelle pitture del monastero ad Chilivum Scauri, descritte da Giovanni Diacono nella sua vita di San Gregorio Magno. Delle zie Tanzilla ed Emiliana, cioè Amelia, San Gregorio stesso, in una delle sue omelie, ha tessuto un commosso e affettuoso elogio esaltando la loro pietà, ma della loro vita si conosce ben poco. Non è rimasta di loro che la luce di due anime interamente consacrate a Dio. Tanzilla ed Amelia, infatti, si consacrarono a Dio tutte e due insieme. Nello stesso giorno, in meravigliosa concordanza di desideri e di affetti, non lasciarono però il palazzo del fratello senatore, dove cresceva il piccolo Gregorio, all'ombra delle loro preghiere, presto esaudite nel modo più pieno e provvidenziale dal fanciullo destinato alla santità. E come erano vissute, così morirono quasi insieme, con un leggerissimo scarto di tempo. La prima a passare dalla terra al cielo fu Tanzilla, che spirò il 24 dicembre, vigilia di Natale. Apparve poi alla sorella e l'invitò a far con lei l'Epifania. Amelia accolse l'invito con grande gioia, ma non era lei a disporre della sua vita, per quanto l'anima fosse disposta al passaggio. Attese perciò la vigilia della festa
con lo spirito pronto, sollevato, sul corpo affievolito. Il Signore esaudì il desiderio delle due sante sorelle. Il 5 gennaio le fece riunire, mentre il giovane Gregorio, tra il padre senatore e la madre santa, pensava alla cometa dei Re Magi in viaggio verso Betlemme e alle anime gemelle delle zie, alte sul palazzo romano, più chiare di due stelle. Oggi festeggiamo anche San Telesforo, Papa e martire nel 126, Santa Amata, abbadessa nel V secolo, e tutti i santi del Paradiso, pregate per noi. Amen.